Siamo qui con il presidente Zefferino e facciamo il punto della situazione. Prego presidente. Buonasera a tutti, siamo qui alla festa sociale 2024 della PS di San Benedetto, in quel di San Benedetto del Tronto. Siamo al centro, siamo molto contenti perché c'è un'ottima location, siamo all'Hotel Calabresi. Oggi, oltre a festeggiare tutti i soci, appunto approfittiamo di questa occasione per celebrare la vittoria del nostro pupillo, del nostro diamante Lorenzo Seccheroli, che l'anno scorso per l'ennesima volta è andato a premio al campionato del mondo e ha vinto la medaglia di bronzo al campionato appunto del mondo che si è svolto in Italia. Lorenzo, tu che sei ormai diciamo una garanzia della nazionale, raccontaci com'è andata la gara lo scorso anno. È stato un mondiale particolarmente difficile, anche se giocavamo in casa la presenza di Pesce è stata veramente scarsa, quindi abbiamo dovuto rimontare una prima manche veramente brutta e alla fine è stato un corri-corri per riagguantare il podio e ci siamo aggiudicati la medaglia di bronzo, che poteva essere un po' stretta, però guardando la classifica dall'esterno ci è andata anche bene, per cui siamo stati bravi, fortunati e quest'anno cerchiamo di magari prendere quel gradino in più che forse meritavamo lo scorso anno. Le prospettive per il prossimo anno, cioè questo anno, dove si svolgerà innanzitutto la gara? Il mondiale si farà a Peniscola in Spagna, campi gara dove abbiamo già gareggiato, per cui sappiamo bene o male cosa andare a fare. Il problema è che sono cambiati tutti i regolamenti, per cui si gareggerà solo di giorno, come anche lo scorso anno, quindi è un po' tutto da ritoccare, però alla fine è uguale per tutti, quindi è sempre il migliore chi la spunta. Quindi la location mi sembra di aver capito che è la stessa che già avete frequentato? È stata frequentata qualche anno fa in altre competizioni internazionali. Beh, questo quindi, è importante. Sì, abbiamo già dei riferimenti abbastanza buoni. Presidente, allora oltre a un in bocca al lupo che vogliamo aggiungere? Niente, viva la pesca e come al solito che vincano i più bravi. Grazie. A voi.